passato. Ciao ragazze, ciao ragazzi, ciao, ciao ragazze, io family, ciao family e benvenuti in questo nuovo video mukbang o mukbang, non lo sappiamo, ma l'importante è che magari, si mangia. Magarena. Ragazzi, io ho il pigiama e anche Dario. Allora, perché Dario fa tutti i mukbang col pigiama, io mi sono adattata a lui. Ho comprato questo pigiama oggi da Tezenis, è stupendo, con l'unicorno. E mi metto la mollettina. Sono le ore, amore? Sono nel mezzanotte, non lo possiamo fare, che noi facciamo sempre 23.51, cioè voi non ci crederete, 23.51, noi facciamo sempre i mukbang a mezzanotte, incredibile. Mollettina perché non sopporto i capelli davanti, lo sapete quando mangio. Abbiamo questo piatto che adesso dobbiamo dividere, ma pieno di cose belle. Poi abbiamo il wasabi con lo zenzero, l'assassina, la mitica assassina Carlita Style, fatta con basilico, rucola, uva di pesce. Mi ha interrotto, va bene, uva di pesce, insalata, cetrioli e quant'altro. Mettiamo un po' più dietro questo, amore, centriamo bene l'inquadratura. Le vostre domande, amore, tu... Ah, poi abbiamo questo, ragazzi, abbiamo questo che è il sashimi che dobbiamo dividere. Questa è il riso con la tartare sopra. Allora, amore, mentre io prendo le domande, tu prendi questo e fallo a fettine. Ti ho messo anche il tagliere, così lo dividiamo. Io nel frattempo divido questo e poi leggo le vostre domande. Ragazzi, qua invece l'ho messo insalata, rucola e cetriolo. Buon appetito! Da premettere che oggi stiamo tornando da un pranzo domenicale per nulla leggero, ma noi sfidiamo la sorte. Ci piace proprio sfidare la sorte, ragazzi. Quindi, ecco qua, tagliato. Grande amore! Amore, non me ne dare più poco a me, perché ho già detto a te che tu sei furbo, vuoi fare il furbo. Te ne prendi sempre di più. 1, 2, 3, 4 e 5. Ce ne sono fette in più. E mo chi se la mangia? E mo chi se la mangia? Ce ne fette in più io. No, ma come? Sì. Scusa, no. Sì. No. Sì, a me lo lasci qua dentro. Va bene. Questo. Madonna, amore, come mi fa gola questo sushi. Questo è col tonno e lattina, non è che mi piace moltissimo, ma... Invece è buono. Due di questo, penso di aver diviso tutto bene, cosa ne pensi? Hai fatto i brogli. No, non è vero, non ho fatto i brogli. Tu questo? Ragazzi, controllate. Le fettine? Tieni, amore. Mettitelo nel piatto. Ah, metto qua dentro. Le fettine, dammi le mie fettine, mettile qua. Amore, ho preso le fettine più lunghe. No, guarda. Sei terribile. Io l'ho... Ah, l'hai diviso, ha diviso. L'ultima fettina l'ha fatta a metà, cioè, bravissimo, mio amore. Ecco. Grazie, amore, me lo lascio qua. Me lo metto così, qua. Così, guarda. Metto pure e quella. Poi queste qua sono le uova di salmone, le ho trovate all'Ocean. Sono buonissime, ragazze, vedete bene? Questo sta qua, questo è diventato un bel piattino pieno di sushi. E poi non dimentichiamo che c'è questa, no? Io questa me la... A me questa mettimela qua. No, c'è quasi. Hai fatto ricappottato tutto. Allora a me mettila qua. No, adesso la qua dentro. Scusa. Perché? Eccola. La voglio qua. Ma uffa. Amore, si è rotto tutto. Ehi. Ecco qua. Ragazzi, il mio gatto è più bello. Vabbè, è più grande, ma perché? Scusa. Ragazzi, qua è diventato un mukbang. Si vede? Ah, ok, si vede. Allora, iniziamo con le domande. Mentre Dario già mangia, amore, qua c'è la salsina e tabasco che ti piace tanto. Mi metto tipo la tanto a te non piace. I wasabi, anche a Dario non piacciono tutte queste cose, le mangio solo io. Andiamo a prendere Instagram. Mi raccomando, voi lasciate anche qui sotto. Innanzitutto, ragazzi, fermatevi. Un pollice in su. Un pollice in su non vi costa nulla, ma per me vale tanto. Lasciate un pollice in su. E poi ma qua sotto... Ma tengono due pollici le persone? Allora mettetene due. E poi lasciate qua sotto le domande per il prossimo mukbang. Soprattutto cosa vorreste che noi mangiassimo nel prossimo mukbang? La pizza. Allora, vediamo se trovo... Eccolo qua. La prima domanda è... fate la pipì davanti all'altro, che ci chiede Valeria De Santis. Grazie Valeria. Grande, per questa domanda. Non solo la pipì, la fatta. Oh mio Dio, cioè, oh mio Dio, però è vero.
Sì, la facciamo. Vabbè, diciamo che per i maschi secondo me non è una cosa così sconvolgente, insomma, perché ad esempio cioè, lui sta di spalle e fa la pipì. È più per le femmine, ma io la faccio davanti a tutti. Ma che fa? ho dato questa rivelazione. No, scherzo. Se capita, a volte sai la difetta, tipo... Quando è stata la prima volta che avete fatto l'amore? Eravate già fidanzati? 2 anni fa. Eravamo già fidanzati? Ma l'abbiamo fatto no. Già l'abbiamo descritta nello scorso mukbang. Però abbiamo descritto bene tutta la cosa della nostra prima volta. La situation. Quello dei tacos. Però possiamo... Amore, scusa, ma ti sei impossessato della salsina? Cioè, amore, dammela! Almeno mettila qua, amore! Dai, mettila qua, amore, ma non come? Non fa male, perciò quella là. Ma scusa, ma sei... Dai, ma amore! No, mettila solo la salsina, senza quello. E il cucchiaino? Un po'. No, vabbè. Dovete credere, è troppo un ciccione. Vero, amore? Che lo sei? Allora, comunque, quando l'abbiamo fatto, no, non eravamo fidanzati. Ok. Cioè, ci stavamo frequentando. Non l'abbiamo fatto la prima volta che ci siamo baciati. No. Però ancora non, cioè, non stavamo insieme, si stava ancora scatenando tutto. Poi c'è una ragazza che si chiama Dart Hirti Eli. Ciao, ma... Dart Hirti Eli. Ma la gente si chiama Eli, quindi immagino Elisabetta. Ma davvero la gente pensa che non mangi? OMG, io ti farei sgarrare di meno. Ma infatti, cioè, io penso che se mi paragonate a qualsiasi persona che mangia tanto, io mangio di più di quella persona. Parola d'ordine metabolismo. Parola di Boscout, mangia. Ragazzi, se non ci credete, invitateci a casa vostra. Questo è bello. E state attenti perché non scrivete nei commenti vieni, perché noi veniamo davvero. Dai, ragazzi, venite perché io cucino. Noi veniamo davvero. Dateci l'indirizzo. Non scherzo, scrivete il vostro indirizzo e il numero di telefono nei commenti, non fatelo. In privato. Però invitateci perché noi veniamo. Allora. Facciamo una domenica da ora, dove mi faccio vedere che non si magari invita Pabsi tu. A parte che siete bellissime e vi voglio bene. Grazie, la bella Nadia. Nadia, allora, salutiamo, ciao Nadia. Avete un sogno grandissimo che vorreste realizzare insieme? Sì, comprare casa. Sì. Per fare una famiglia. Madonna, che bello, amore. Oh mio Dio. Dopo questo romanticismo ha fatto affondare il. Sprofondare come un sormetto. Però sì. Amore, stiamo già la salsina, questa è mia. Cos'è? La mia è tua, ma non è solo tua. Allora, da quando hai cominciato a stare più attenta all'alimentazione e perché? Allora, ragazzi, questo sushi è buonissimo, c'è cioè questo sashimi. Diciamo che da quando ho iniziato a informarmi, poi a me piace tantissimo il cetriolo. Da quando ho iniziato a informarmi, quindi è diventata una passione, ma anche una cosa anche per la salute. Ho iniziato a mangiare bene, a informarmi su anche delle piccole cose che magari tipo invece della pasta normale, la pasta integrale, ho iniziato a capire che cambiando un po' le mie abitudini potevo stare in forma più facilmente e faceva anche più bene alla salute. Quindi semplicemente quando mi sono iniziata a informare, ho iniziato a tenerci sul mio aspetto fisico, eccetera. Ma principalmente per la salute, devo dire la verità. Però il mangiare è buono. Però mangiare è buono. Vabbè, mangiare bene, perché comunque... Ma ogni tanto una volta potete sgarrare. Sì, allora, lo sgarro... Ci sta.
Insalata con questa salsina. Allora, lo sgarro, intendiamo sgarro cos'è? Per sgarro noi è tipo come avete visto nell'ultimo vlog che abbiamo fatto la festa di Dario. Avete visto, abbiamo mangiato pizza, panino, patatine fritte, dolci, graffe, tutto. Torta, tutto nello stesso momento. Per me quello è un pasto sgarro. Ma se io il sabato sera mangio una bistecca con, no. Oppure mi mangio della pasta, oppure mi mangio mi disse Manuela un magna bello magna. È bello magna poro, poro. Allora cosa pensi di chi fa video parlando male di altri youtubers solo per avere visualizzazioni? Allora, penso che ci sono molte persone che devono sfruttare il nome ovviamente per avere visualizzazioni, quindi fortunatamente io non ho mai avuto questa necessità perché non ho mai messo il titolo di nessuno nei miei video. Se mi è capitato di parlare di qualche youtuber o di qualcuno, l'ho fatto sempre parlando bene, mai male. Chi ha bisogno di mettere il numero, il nome mio o di altro youtuber, suo personaggio famoso nel titolo per avere visualizzazioni, o soprattutto infangandolo, quindi avere visualizzazioni, avere seguito sulla pelle degli altri, è una persona molto molto secondo me piccola. Io questo penso. Poi invece se parliamo di satira, quindi di scherzo, ci sono dei canali che comunque ti prendono in giro in modo scherzoso, anche simpatico, che anche io ci rido perché voglio dire, ci sono anche dei miei amici che nella vita tutti i giorni mi prendono in giro per il mio modo di dire, di fare, ovviamente là ci sta e voglio dire io li guardo anche e mi sono simpatici. Io parlo di chi il 99% infanga, dicono cose inventate, false e cattive, e poi soprattutto mi dà molto fastidio quando vanno a parlare della tua vita privata, di cose che anche io non parlo e non dico perché ovviamente non mi va di mettere in pazza le mie cose. Si mettono a parlare, cioè per esempio ipoteticamente, no, se un domani mi dovessi lasciare con Dario, ovviamente spero che non succederà mai, o comunque o qualsiasi cosa brutta, ovviamente magari uno dà la notizia, però poi appunto basta, perché ovviamente è una cosa che mi fa stare male, non mi va insomma di parlarne così. Se qualcuno facesse un video e dicesse ah Carita e Dario si sono lasciati, qua analizziamo, e si inventassero delle cose, quello mi darebbe molto fastidio, perché si va a speculare su situazioni molto molto delicate e private, e quello non mi piace. Ma invece finché si scherza sul mio personaggio di Carlita, bio bio, buono buono, sano sano, queste stronzate, ok, mi diverto, fatelo, sfruttate pure il mio nome, perché vabbè, ci sta, ovviamente, voglio dire, non è nulla di male, ecco. Quindi differenziamo la satira fatta per divertire da invece quella fatta con cattiveria e che alla fine dicono tutte stronzate. Brava amore, brava, brava. Fortunatamente io nella mia vita ho tante persone che davvero mi vogliono bene e credono in me, e quindi me ne frega proprio nulla. Coca mini, Coca zero. Ragazzi, adesso farò sempre più piccolini, ma questa Coca non esce niente. Questa Coca zero, lo sai che ho scoperto che la Coca Zero alla fine contiene zuccheri? Cioè sono rimasta male, ma il mio PT mi ha detto, ha detto non ti pensare che stai bevendo qualcosa di senza zuccheri, quindi sì. Alla fine video di la vita la evito. Ma da vedere che è piccolina. Vabbè, noi le compriamo piccola. Sempre più piccole per evitare di... Mini. È un bicchiere, giusto? Fai vedere? Sì. Però alla fine ragazzi ogni tanto la bevo, però non tutti i giorni, la sto cercando di evitare appunto perché veramente alla fine contiene veramente zuccheri, anche la zero, io non pensavo che facesse male anche quella, però vabbè. Passiamo avanti ragazzi, sorridiamo sempre. Allora. Vengo con il McDonald's, lo dobbiamo fare, però quello là ci dobbiamo preparare bene, anche perché sì. Io non mangio molto spesso McDonald's, mi sacrificherò solo per voi. Beh. Perché lo considero veramente cibo schifezza quello là, quindi sarà a tutti gli effetti uno sgarro, ci faremo nuovi, lo faremo solo per voi, ci sacrificheremo, vero amore? Sì, guarda l'amore. No amore, guarda l'amore. Dai amore, mi prendi un po' d'acqua, sono a sede.
È finita. Ragazzi, esco di scena. Vai. Con il mio pigiama Topolin. Topolin, viva Topolin. Buono. Amore, l'acqua è finita. Ragazzi, ma ditemi nei commenti. Questa qua è proprio finita. Se voi vi piacciono di guardare i video mukbang ASMR, anche delle straniere, vi piacciono? A me mi piacciono un sacco, cioè io mi piace, ma dico, ma come fanno a fare tutti questi video mukbang ASMR che si scofanano nel mondo? E poi alla fine, cioè, quindi alla fine mangiano sempre male. Cioè, io dovessi fare un canale solo di mukbang ASMR, sì, bellissimo, fighissimo, perché alla fine fai video mangiando, quindi non c'è cosa più bella, però alla fine diventi 500 kg. Cioè, capito? Amore, sto pensando una cosa, il tuo futuro. Sì, fare mukbang. Hai aperto un canale di mukbang. Tu puoi mangiare il mondo. Sì. Amore, quello è il tuo futuro. Ragazzi, allora il mio canale di mukbang, pizza, Dario panine, mukbang, voglio... pizza fritta, volontà. Dario mukbang lo chiameremo, ragazzi. Vabbè, andiamo avanti. Grazie, amore, per l'acqua. Io. Allora quando Dario o Carlita vuole approcciare al sesso, cosa fa di solito? Come fate tu? Dario è molto riservato, dobbiamo dire questa cosa. Lui già mi fa un favore a fare questi video Mac, perché però dai, diciamo non proprio tutto, una cosa. Dario è molto romantico. Anche quando vuole approcciare lo fa in modo romantico. Io? Animale, lui romantico. Allora, la vostra fobia? Aspettalo. Sto morendo. Mi metto una cosa troppo divertente. La figuraccia più grossa che ricordate. Armando, tu sai. Tipo, quando è stato? 10 giorni fa sono caduta in mezzo alla strada con una pera cotta. Guarda, ma succia, ma vi giuro, ci voleva un video. Ma io sono caduta proprio, io ridevo, cioè sto a terra, io ridevo per la vergogna. Madonna, vi giuro. Disse la prima cosa, cioè invece di preoccuparsi, ti è fatta male, ci voleva un video, ti dovevo riprendere. È caduta Carlita. Allora, la mia fobia, amore, la puoi dire tu? Qual è? Degli animali. Quale? Le vespe. Ma quando mai? Io ho una fobia molto più grande, una paura molto più grande. Io ho quello di stare chiuso all'ascensore. E io? Tu non lo so. Ah, come? Non lo sa la mia fobia. Si mette paura dei fantasmi. Ho detto paura di tutto ciò che si parla di film di paura, di thriller, horror, film di paura, fantasmi, situazioni, sedute spiritiche, che adesso assassini, tutte queste. No, io potrei morire, a me mi è un infarto. No, ma quelle cose ti vale sempre quando la... no, io già così già ho impressione. Oppure quelle cose paranormali, quelle situazioni di rimanere in un bosco. No, queste situazioni qua mi impressionano un sacco. Fantasmi. No, vabbè. Per esempio, ieri andiamo. Cambiamo argomento. Ieri andiamo da parco. Ah, bravo. Abbiamo filmato nell'ultimo vlog. Loro hanno già visto nell'ultimo vlog cosa è successo di pauroso. Spiega io. Io davvero, amore, paura, io davvero ho avuto ansia, panico, è stato terribile. Stavano tutti gli alberi a terra, un buio totale, è stato veramente brutto. Allora, raccontaci quando Dario ha scorreggiato per la prima volta davanti a te. Tutti i giorni praticamente. Madonna, che schifo, raga, ma come si fa? Pure Carlita. Ma non è vero, io non ho mai fatto questa cosa.
quando facciamo l'albero di Natale. Non è vero. Sì. E mi proprio sentivo. Amore, ma cos'è non... questa puzza? E dice che è colpa da pupi. Ma non è vero. Basta, la taglio questa parte. Ok. Vi prendo in parola, chi tra voi due di solito ha più voglia di fare sesso? Io. Sicuramente lui. Di solito sono sempre più maschi, raga, che hanno sempre più voglia. Noi siamo sempre più stanche. Ho detto per primo ti amo, questa non mi ricordo. Sai che questa non mi ricordo? Io. Quando? Quando non mi ricordo. Un po' di zenzero. Ah, scusa, come fa ad essere tu? Perché io? Beh, ti ricordi che è stato tu, ma ti ricordi quando? No. Potrei essere stata prima io? No. Che tu no. Vabbè, Dario ha deciso che è stato lui. Ok, io sinceramente non mi ricordo. Amore, quando è stata la prima volta che mi ricordiamo? Ma no, scusa, che coppia siamo? Non sappiamo quando siamo detti. Ma perché se non si ricorda quando detto siamo la prima volta? Vabbè. È spontaneo poi. Allora, a che età avete perso la virginità? Io sono ancora. Dario non l'ho ancora persa. Io sono ancora vergine. Ancora virginello. Arriverò vergine al mattino. Grazie, pollice in su al video. Ci vediamo. Pollice in su. Al prossimo mukbang. Ciao, sorridete sempre. Ciao. Macarena. Bella tu, Macarena. Ciao. Questo sarà il nostro saluto. Sì.